Pesaro e la motocicletta è una storia esaltante che ha inizio nel 1896, quando il dinamico industriale Oreste Ruggeri transita per le vie della città in sella a un triciclo de Dion Bouton di 380 cm cubici quattro tempi, acquistato a Parigi. Ma già nel 1905 ci sono le prime competizioni all'Ippodromo Adriatico, nell'attuale zona mare di Pesaro. Nel 1911 scocca la scintilla motoristica. I fratelli Benelli aprono un'officina meccanica di precisione proprio nel centro della città, in via Mosca, ad appena 200 metri dalla casa natale di Gioacchino Rossini. In breve tempo raggiungerà una certa notorietà. Nel 1916, causa terremoto, ma causa anche problemi di spazio, si trasferiranno in via del Lazzaretto. Ma l'idea dei fratelli Benelli, il sogno è di produrre motociclette. Nel 1919 viene approntato un motore 75 di cilindrata a due tempi, applicato a una bicicletta che purtroppo darà scarsi risultati causa telaio fragile. È solo questione di tempo perché nel 1921, alla terza esposizione del motociclo di Milano, la Benelli presenta un nuovo modello, il velomotore, due tempi, 98 di cilindrata, due marce con trasmissione a catena, presentato nella versione Turismo e Sport, che in seguito sarà presentato anche nella cilindrata 147. Ma Pesaro si fa notare nel 1921 all'esposizione di Milano anche con la Molaroni, che espone modelli 300 di cilindrata costruiti a solamente 200 metri dalla Benelli. La Molaroni avrà vita breve perché nel 1926 chiuderà i battenti, causa problemi economici, ma soprattutto causa la morte del tecnico Alfredo Sgrignani. Sempre nel 1926 la Benelli presenta un nuovo modello, una 175 quattro tempi a cascata di ingranaggi disegnata dall'ingegnere Giuseppe, che segnerà una svolta nella casa motociclistica di Pesaro. Il più giovane dei sei fratelli, Tonino Benelli, si era già cimentato nelle competizioni con i modelli due tempi. Ma finalmente, grazie a una motocicletta straordinaria, che è la 175, riuscirà a vincere nel 1927, nel 1928, nel 30 e nel 31 campionati italiani di categoria. Solamente un bruttissimo incidente, il circuito del Tiguglio nel 1932, lo costringerà al ritiro dalle competizioni. Sempre negli anni 30 altri piloti gareggiavano con la Benelli 175, Baschieri, Rossetti, Brusi, Alberti, Ivan Gor e Dorino Serafini gareggeranno e vinceranno con la motocicletta di Pesaro. Grazie alle vittorie sportive nella categoria 175 la Benelli spopola fino al 1934, quando verranno presentate altri due nuovi modelli, 500 e 250 di cilindrata, che segneranno una svolta importante nella crescita dell'azienda. Nel 1930 la Benelli acquisterà anche i capannoni della Molaroni, dove oggi sorge il Museo Benelli. Il 1935 è l'anno della velocità. Il pilota milanese Raffaele Alberti, in sella alla Benelli 250, conquisterà sei record di velocità, tra cui chilometro lanciato ad oltre 181 km orari. Sarà la stessa velocità, il 27 settembre del 1937, ad essere fatale a Tonino Benelli. Di ritorno da Rimini, alla curva San Lorenzo di Riccione, causa incidente stradale, morirà in motocicletta con la Benelli 500 Sport. Sarà l'ultima corsa del cigno del motore di Pesaro.
Nel 1938 tre Benelli al Gran Premio d'Italia, guidate da soprani Rossetti Martelli, monopolizzeranno i primi tre posti della gara. Impressionato dalla superiorità di queste motociclette, il forte pilota inglese Ted Mellors chiese la possibilità di poter partecipare con una Benelli nel 1939 al terribile Tourist Trophy all'isola di Man. Sarà una vittoria e sarà anche la consacrazione della Benelli in Europa in questa categoria. Nel 1939 la Benelli presenta due nuove 500, una ad aste bilancieri ed una a valvole laterali, ma soprattutto presenta una 250 4 cilindri compressore capace di sviluppare oltre 50 cavalli. Peccato che siamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. I Benelli erano tutti impegnati alla produzione di mezzi militari. I Benelli lavorano oltre 1000 persone. 1000 persone di una città di appena 30.000 abitanti. I bombardamenti distruggeranno quasi tutta l'azienda, i tedeschi faranno razzia dei macchinari e quella che era una grande fabbrica sarà solo un cumulo di macerie e dei capannoni vuoti.